Sul traguardo di Giulianova, quarta frazione della Tirreno Adriatico, la vittoria di Jonathan Milan, Lidl Trek davanti a Jasper Philips. Per Jonathan Milan anche la maglia di leader della classifica generale. Volata molto bella, volata con successo di Jonathan Milan, che già aveva vinto in Abruzzo lo scorso anno a San Salvo al Giro d'Italia. Domani frazione tutta abruzzese da Torricella a Valle Castellana. Jonathan Milan, l'Abruzzo nel tuo cuore, vittoria al Giro, vittoria alla Tirreno, tra l'altro oggi facendo la in plane anche con la maglia di leader oltre quella della classifica appunti. Ma sì, insomma, porta bene, sono contento, si cercava la vittoria, oggi si cercava di portare al termine qualcosa con la squadra e hanno fatto davvero un grandissimo lavoro, no? E devo ringraziarli davvero di cuore, e sono contento, adesso portiamo questa maglia qua e adesso insomma ce la godremo per quel che sarà e poi vediamo insomma giorno per giorno. Non ti chiedo se la vuoi tenere anche in salita, ma ti chiedo di raccontarci quest'ultimo chilometro e mezzo con la salita verso Giulianova Paese e poi quel testa a testa con Ghirmay e Philipsen. Ma sì, è stato non solamente quest'ultimo chilometro qua, è stato veramente impegnativo, anche i chilometri precedenti sono stati molto non nervoso, però anche con un bel passo, quindi insomma sono stati gli ultimi chilometri veramente molto 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 tosti e poi sapevo che la squadra doveva lasciarmi in una posizione perfetta, mi hanno lasciato dietro Philipsen e era lui l'uomo da battere, erano lui e Ghirmay e poi insomma ho iniziato a sprintare dietro di lui, sono riuscito lì insomma, adesso non so per quanto l'abbia battuto, però insomma sono contento, sono molto contento. L'ultima cosa un po' simpatica, in vacanza verrai in Abruzzo visto quanto hai fatto a San Salvo e quanto hai fatto. No, guarda, ci penserò, perché no, vedremo. Un evento che abbiamo cercato negli ultimi 5 anni e oggi siamo veramente orgogliosi di ospitare l'arrivo della Tirreno Adriatica. Un evento importante che ci darà la possibilità di far conoscere il nostro territorio alle 185 televisioni collegate in tutto il mondo, che per noi è un biglietto da visita straordinario. L'ultima volta che Giulianova aveva ospitato un evento sportivo e ciclistico di questa caratura era addirittura 25 anni fa, quindi siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a portare l'arrivo soprattutto qui a Giulianova Paese. È stata una giornata bellissima. E poi c'è questo regalo che ci ha fatto Jonathan Milan, un italiano. Ha preso 3 maglie, primo in classifica, non potevamo chiedere di più.